Ciao a tutti e benvenuti sul salotto di Sara. Mi vedete con un occhio tappato poiché soffro di diplopia binoculare. È un problema un po' fastidioso, ve lo spiego meglio in questo video se siete curiosi. Non ho dolore, è solo una cosa fastidiosa, quindi non preoccupatevi se ho la venda. Ho un problemino, ma è tutto ok. In quel caso foste curiosi, vi lascio il link, non mi ricordo mai se appare di qua, se appare di là, nel lei, così che possiate andare a vedere il video. Oggi vorrei farvi un video sui dupe dei profumi Shaka che si trovano da OVS o alla OPI. Iniziamo con Spicy, che è un dupe di Chloe Love, o Flower by Kenzo. Questo profumo non l'ho mai avuto, quello originale intendo, ma mi piace moltissimo Flower by Kenzo, quindi potrebbe essere un profumo che se riuscissi a trovare prenderei. Dovete sapere che io ho un OVS qua vicino, ma ha pochissime cose della Shaka e spesso non trovo i profumi, e anche della Essence molte cose non le ha. E anche della Revolution mi dicono che si trovi adesso da OVS, da me, io sono nel terzo mondo probabilmente e non trovo una cippa lippa. Poi c'è Sexy, che è un dupe di ormai un arcinoto, lo trovate veramente, l'ho ripetuto in quasi tutti i video, in tutte le linee. Immagino già che abbiate capito di cosa io sto parlando, però ve lo dico. Sexy è il dupe di Hypnotic Poison di Dior. Super imitatissimo, presente in tutte le linee di dupe. Il discorso che vi faccio di solito, provatelo per vedere quale è il migliore su di voi. Per esempio, per me, i migliori su di me, anche se non li ho provati ovviamente tutti, però ne ho provati una buona parte, perché ho avuto il periodo fisso Hypnotic Poison, quindi ne ho comprati diversi. I migliori su di me sono quello della MD Profumi e della Comin. Non ho fatto ancora video della Comin, ma della MD Profumi c'è, anche quello, se vi ricordo, metto il link qua o là, non vi ricordo mai dov'è. Quello è veramente molto molto buono. Poi c'è Wild, che è il dupe di Prada Candy. L'ho sentito questo profumo dolcino, non mi dispiace, anche questo mi piacerebbe annusare se li trovassi. Poi c'è Glam, che è il dupe di Lady Million di Paco Rabanne. Come ho detto in altri video, conosco One Million, la versione maschile di Paco Rabanne, non conosco Lady Million e mi dimentico perennemente di annusarlo quando vado in profumeria, proprio cancellato. Probabilmente non mi rimane impresso e quindi non l'ho ancora annusato. Poi abbiamo Romantic, che è il dupe di Miss Dior Cherie. Mi piace molto questo profumo, è molto molto buono. I profumi di Dior tendenzialmente mi piacciono parecchio, hanno delle note che mi colpiscono sempre. Poi abbiamo Chic, che è il dupe di J'adore o Chanel numero 5. Li metto tutte e due, ma io li trovo diversissimi, quindi non capisco come possa somigliare a due profumi così differenti. Non è che io ami tantissimo J'adore, ma è veramente totalmente opposto a Chanel numero 5. Io ve lo riporto, ma ho dei dubbi, perché o assomiglia a uno o assomiglia all'altro, sono due profumi totalmente diametralmente opposti. Poi abbiamo Lovely, che è il dupe di Alien, quindi è uno di quelli che mi interessa, perché come vi ho detto e ripetuto 100.000 volte negli altri video sui dupe dei profumi che potete trovare sul canale, io in questo momento sono stra mega in fissa con Alien. È già da qualche anno che sono in fissa con Alien, mi piace davvero tanto. E sto cercando i dupe. Ho preso recentemente Alias, che ve l'ha consigliato uno di voi, l'ho trovato e l'ho preso ed effettivamente è molto buono. E quindi c'è solo il problema che io non li trovo questi profumi, quindi non posso prenderlo, perché sennò sarei veramente molto interessata ad acquistarlo. Poi abbiamo Fresh, che è il dupe di Versace Bright Crystal, che non lo conosco assolutamente, non so nemmeno come sia fatta la boccetta. Dopodiché Intense, che è il dupe di Narciso Rodriguez Forever. Anche di questo ci sono tanti di quei dupe che dovete solo scegliere quello che trovate e quello che sta meglio su di voi, perché praticamente come per Hypnotic Poison tutte le linee stanno facendo Narciso Rodriguez Forever, e io non l'ho mai annusato. Quando mi trovo in profumeria, tabula rasa, mai annusato. Impudent, che è il dupe di Dolce & Gabbana D1. Allora, questo l'ho annusato, perché se non sbaglio è quello unisex, e non è che mi faccia impazzire. Se è quello... Poi abbiamo Absolute, che è il dupe di Chloe, anche questo super mega ultra imitato, quindi un profumo molto amato. E infine Star, che è il dupe di un altro notissimo profumo di Thierry Mugler, ovvero Angel. Allora, io Angel in sé per sé non mi ricordo di averlo annusato. Ho annusato recentemente un dupe e non è che mi abbia fatto proprio impazzire. Però magari non era un buon dupe, quindi devo ricordarmi in profumeria di annusare anche questo per potermene parlare meglio quando parlo dei profumi. Purtroppo c'ho
Chop, è proprio anche oggi c'è anche l'italiano, cioè è veramente vergognoso. Purtroppo ho questa memoria fatta di criceti, ma criceti problematici, sono criceti che, svogliati come me, criceti paralitici, probabilmente, non è brutto dire paralitico, sono criceti con problemi molto molto seri e molto molto pigri, e quindi io mi dimentico, ho la memoria veramente, veramente labile e lacunosa e inutile. Spero che questo video, come gli altri su YouTube, vi piaccia, vi possa essere utile. Purtroppo non posso darvi informazioni più precise perché alcuni profumi non li trovo, quindi faccio questi video per informazioni perché alcuni di voi me li chiedono e quindi li faccio per questo. So che alcuni si sono lamentati del fatto che non li ho provati, mi hanno detto, però dovresti andare a provare. Se li trovassi da me ci andrei molto volentieri, però abito nel niente e quindi c'ho qualche problema. Quindi scusatemi per quelle che si arrabbiano perché non sono andata a provarli personalmente, ma alcune ragazze anche in privato mi chiedono se per favore posso parlare di questa marca, io più che volentieri lo faccio, ci mancherebbe ancora, però vi riporto ciò che io trovo online, perché purtroppo non potendolo provare, non potendo testare con mano, posso solo riportare. Come vi ho detto, da me OVS non ha tutta la linea Essence, non ha la linea Revolution, o se arriva arriva qualche pacchetto particolare, anche della Shaka, c'è magari qualche crema mani e poi non c'è il resto. E purtroppo abitare nei paesini ha questo prezzo da pagare. Ogni tanto è così, ci sono tanti pro e anche tantissimi contro perché tantissime cose non le trovi. Quindi, ahimè. E io tra parentesi, sì, potrei andare in città, però non ci vado tantissimo e noi non siamo molto, né io né mio compagno da città, siamo più da paese, siamo più da vita di campagna, quindi anche quando ci muoviamo tendiamo ad andare in campagna o in montagna o al lago, cioè siamo proprio persone un po' così, un po' particolari e quindi quando vedete questi video in cui vi parlo ma vi dico che non li ho provati è perché non li ho provati, perché sennò sapete che mi piace mostrarveli, mi piace parlarvene meglio. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, se vi sono stato utile, se vi sono stato utile, poi un italiano terribile, se vi sono stata utile, se vi sono simpatica, vi chiedo di lasciarmi un mi piace, un pollicino in su, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché sennò YouTube mi mette nel girone dei cattivi, non mi fa vedere da nessuno su YouTube e mi mettono in punizione e non mi guarda nessuno e io sono molto triste. A parte gli scherzi, se vi va iscrivetevi, io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!